Così dice il Signore Dio. Allora verranno fuori i tuoi progetti segreti, ed escogiterai i tuoi piani cattivi. Dirai: voglio salire contro un paese indifeso, voglio andare contro un popolo tranquillo che abita al sicuro. Abitano senza muro e sbarramenti e senza porte, per depredare, per fare bottino, per portare la tua mano su rovine ora ripopolate, e sopra un popolo raccolto di tra le genti, dedito al bestiame e ai propri affari, che abita al centro della terra. Io farò di Gerusalemme come una coppa inebriante per tutti i popoli vicini. In quel giorno io farò di Gerusalemme come un grosso macigno per tutti i popoli. Tutti coloro che si proveranno a sollevarlo ne resteranno scarnificati. Tutte le nazioni della terra si raduneranno contro di lei. Quel giorno mi adopererò per distruggere tutti i popoli che verranno contro Gerusalemme. Salirai contro il mio popolo Israele come nube che ricopre la terra. Ciò sarà negli ultimi giorni. Ti condurrò nella mia terra perché le genti vedano quanto mi mostrerò santo per mezzo tuo, Gog, al loro cospetto. Si sono riunite contro di te numerose nazioni. Esse dicono: sia profanata, il nostro occhio si sazi della rovina di Sion. Costoro non hanno capito i disegni del Signore, non hanno indovinato il suo piano, li ha raccolti come i covoni sull'aia. Perché, ecco, in quei giorni, in quel tempo, quando avrò ristabilito Giuda e Gerusalemme, radunerò tutte le nazioni, le farò scendere nella valle di Giosafat. Là istituirò un processo contro di loro, per Israele, mio popolo e mia proprietà, che hanno disperso in mezzo alle nazioni e si sono divise la mia terra. Si destino, salgano le genti verso la valle di Giosafat. Là io mi siedo per fare il giudizio a tutte le nazioni d'intorno. Impugnate la falce, la messe è matura. Venite, pigiate, è pieno lo strettoio, traboccano gli orci, grande è la loro malizia. Folle e folle nella valle della decisione. È vicino il giorno del Signore. Nella valle della decisione.
giorno viene per il Signore, e le tue spoglie saranno divise in te. Radunerò tutte le genti a Gerusalemme per la battaglia. La città sarà presa, gli edifici saranno saccheggiati, le donne violentate. La metà dei cittadini andrà in esilio, ma il resto del mio popolo non sarà cacciato di città. Il Signore uscirà a combattere contro quelle genti come quando combatté nel giorno dello scontro. Il numero delle truppe di cavalleria era di 200 milioni. Udii il loro numero. Questa sarà la piaga con cui il Signore colpirà i popoli che avranno mosso guerra contro Gerusalemme. Farà marcire la carne di ciascuno, mentre si terrà ritto sui suoi piedi. I suoi occhi marciranno nelle loro orbite e la sua lingua marcirà nella sua bocca. Casa di Israele, per purificare la terra dovrà seppellire per 7 mesi. Tutta la popolazione si darà a seppellire. Il giorno della mia glorificazione diverrà per essi famoso. Oracolo di Dio, mio Signore. I suoi piedi staranno in quel giorno sopra il monte degli Ulivi che è di fronte a Gerusalemme, a oriente. Il monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo da oriente a occidente, formando una immensa voragine. Una parte del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra verso mezzogiorno. Allora i re della terra, i maggiorenti, i capitani, i ricchi e i potenti, tutti, schiavi e liberi, si rifugiarono nelle caverne e fra le rupi delle montagne, e dicevano alle montagne e alle rupi: cadete sopra di noi e nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, poiché è giunto il gran giorno della loro ira. E chi potrà resistere? Fonderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme uno spirito di pietà e di implorazione. Essi si volgeranno a me che hanno trafitto.
E se qualcuno gli domanderà: che sono quelle cicatrici sopra le tue mani? Egli risponderà: quelle che ho ricevuto in casa dei miei amici.